ricorrenza del 25 aprile, anniversario della liberazione, ha un valore politico ma anche religioso, eccellenza. Ma sì, indubbiamente quando si tratta dell'unità nazionale, quando si tratta di un fatto che ha ridato la libertà, la verità e la giustizia ad una patria, così dopo il secondo conflitto mondiale non possono mancare i valori religiosi. Ma oserei dire anche per un altro motivo, perché in quella liberazione lavorarono tanti cattolici, lavorarono tanti sacerdoti che furono imprigionati, che furono perseguitati dal fascismo, e sicuramente la nostra presenza questa mattina vuole ricordare anche queste figure che certamente hanno dato la vita e soprattutto un significato profondo a questa celebrazione, che non può essere dimenticata e non può assolutamente essere risolta solo su una questione di contrapposizione tra rossi e neri, perché chiaramente questo è un obbrobrio dire queste cose, perché si tratta di una realtà profonda che è scritta nell'animo di tutti gli italiani. Qual è il messaggio che si può lanciare oggi alle giovani generazioni? Il messaggio di sapere la storia, di conoscere la storia, perché le avventure totalitarie hanno creato dei brutti momenti nella vita della nazione, e dobbiamo stare attenti alle derive totalitarie. Sapere la storia, conoscere come comincia purtroppo una dittatura e come purtroppo poi va a finire la realtà di una dittatura all'interno di una nazione.